partendo dal presupposto che il lavoro non può essere pagato con la vita, oppure con delle gravi menomazioni. Andiamo a capire come sta andando il settore della prevenzione. Innanzitutto, come è andato l'anno che è appena trascorso, dal punto di vista dello SPISAL, l'antinfortunistica. Ecco, nel mondo del lavoro gli incidenti, gli infortuni sono in leggero calo rispetto agli anni precedenti, forse perché c'è stato anche un aumento della sensibilità da parte delle imprese e delle aziende nel cercare di sanare e sistemare le proprie criticità nell'azienda. Dal suo osservatorio quali sono i più colpiti? I più colpiti, diciamo, purtroppo è il settore agricolo assieme all'edilizia, e che sono al primo posto rispetto a tutti i settori lavorativi. E in modo particolare nel settore agricolo, per questo è partito anche un piano nazionale di prevenzione per sanare il parco macchine, è la trattrice che viene coinvolta nel ribaltamento, e quindi l'operatore che si trova a bordo macchina e subisce degli schiacciamenti, traumi, amputazioni, eccetera, e danni causati dalla presa di forza delle trattrici e attrezzi collegati. Per cui nella trattrice agricola si sta cercando di puntare in questo piano nazionale a sanare il più possibile il parco macchine esistente. Qua vediamo dei trattori comunque che ne abbiamo di due tipi. Allora, la presa di forza e quindi cardano, protezione dal lato trattrice, protezione dal lato macchina operatrice, e quindi se noi saniamo le macchine da questo punto di vista, la possibilità di presa pressinamento verrebbero a cessare. Un altro aspetto importantissimo è proprio quello di proteggere l'operatore. Qua abbiamo ad esempio un trattore a carreggiata stretta che è l'unica protezione, anche un po' limitata, è la protezione costituita dall'arco battibile, che però l'operatore lo deve tenere alzato perché funziona, perché se non lo tiene alzato si vanifica. E poi purtroppo gli agricoltori nel 2010 c'è una sostanziale presa coscienza, è sanare l'aspetto della trattenuta dell'operatore a bordo macchina, quindi la cintura di sicurezza, quindi l'installazione delle cinture di sicurezza in modo che l'operatore in caso di ribaltamento venga trattenuto sul posto di guida, perché se viene sbalzato fuori viene schiacciato. Nel mondo dell'edilizia quali sono gli incidenti più comuni? Gli incidenti più comuni nell'edilizia sono sempre cadute dall'alto, quindi caduta da solai, da ponteggi, e poi l'aspetto del seppellimento. Anche questi rientrano in un progetto nel quale si punta proprio in maniera sostanziale su questi due aspetti. Cioè industria? Nell'industria sono sempre le macchine operatrici, comunque presa, trascinamento, zona operativa della macchina, stabilità della macchina, impianto di comando, eccetera. Anche se nell'industria ormai le macchine sono nella stragrande maggioranza a buon livello. Noi siamo coscientissimi di effettuare un'attività ad altissimo rischio, dove gli infortuni possono arrivare dal cielo per una grandinata, ecco, per dire.